Salve proprio YouTube, bentornati su Shion, io sono NeoGeo82, questo è Ecco The Dolphin e abbiamo interrotto l'ultimo episodio davanti a dei blocchi che ci sbarravano. Adesso vediamo cosa c'è. Eravamo usciti a risolvere l'enigma dello scorso episodio, vediamo cosa ci serva questo gioco. Qui abbiamo un altro piromante, ok, li chiamo piromanti un po' così, un altro. Scusate, questo periodo sono molto impallinato con Dark Souls 2. E qui abbiamo una porta che si è aperta ed è quella porta che era davanti al checkpoint che abbiamo aperto. Quindi quella famosa porta che non sappiamo come aprire. Ottimo. Scenario marino. Non ditemi che c'è un altro boss perché... Oddio. Chi sei? Come osi entrare nei nostri domini? Sono Haggis. Haggis mi sembra meglio dei pannolini. Of Glenfinnan. Uno, vabbè, insomma, gli dà il permesso di uccidere i nostri bambini. Oh, come insolente. Ah, abbiamo un paladino insolente qua. Posso carry Redstone Shard. Shard. Ah, l'Odalus, sai che cos'è l'Odalus? Sono i frammenti di Redstone. Sei molto più ignorante di quanto non pensassi. Non ti preoccupare, ti condanno a morte con sofferenza. Quindi c'è un altro boss, bene, grazie. Cioè, dopo un boss, solo un altro boss. Ah no. Forse dobbiamo semplicemente fuggire da lui, no. Bravo. E quindi? Come faccio? Ho fatto un muro di fiamme, però non riesco a colpirlo. Quindi... Ah, devo colpire l'animale. Non è stato troppo difficile. Questo ride, anche se sta scoppiando. Oddio, piano! E questo si è rincarato in uno spirito, tipo. Quindi tutti i boss che uccidiamo, cioè tutti in realtà, già sono già al secondo boss che uccidiamo e invece di morire scappa. Vabbè. Comunque abbiamo un terzo frammento di pietra rossa. Abbiamo aperto. Oh no, via, perfetto. Oh, finalmente stiamo andando avanti. Scusatemi. Perché ogni tanto, come vedete, ci sono dei episodi un po' stanchi. Scusate, c'è anche una zanzara che mi ha distratto. Ci sono episodi un po' stanchi e quindi magari non riusciamo a mantenere un ritmo decente. Allora, proviamo ad andare su questo nuovo livello. Sperando di trovare una reliquia che ci permette di fare il doppio salto. Adesso sta rimuginando sugli Odalus Peace. Quindi Odalus sarà la pietra rossa, insomma, i frammenti. Bene, questa è un'altra locazione che ricorda pesantemente Castlevania, mi viene in mente proprio livelli acquatici, insomma, anche di Bloodlines, insomma, di Castlevania, quello per Mega Drive, perché tutto sto giocando proprio in questo periodo. Cioè, sto giocando in realtà, mi è proprio arrivato tipo oggi. Qui abbiamo una sorta di alien. Dobbiamo ucciderlo con... Vale. Con la nostra cosa. Una bella vita, che non fa mai male. E ancora! C'è ancora quella sorta di uccello scintillante, che però rimane lì, non va via. Cosa, magari se stiamo qui. È rimasto lì finché non siamo fermati a guardarlo, in un certo senso. Ottimo. Un salto della fede, che in realtà non era assolutamente voluto, perché non volevo cadere, ma volevo salire sulla piattaforma. Questa è una locazione che ricorda molto, come dicevo prima, Castlevania, mi ricorda molto il secondo livello di Castlevania Bloodlines. Cioè, in realtà anche Dracula X Super Nintendo ha questo un livello molto simile. Questa piattaforma qui sono definitivamente degli alien.
devo andare. Aria, ma io ho già la reliquia che mi permette di respirare. Forse addirittura che sia possibile arrivare in questo livello anche senza aver recuperato la reliquia che fa respirare sott'acqua. Può essere, però mi sembra strano che il percorso mi sembra molto abbastanza rigido, insomma, così libero, però non si può mai sapere. E qua, oh, intanto mi stanno mangiando le zanzare, oltre che essere un po' sudato fradicio, proprio del caldo. Tutto anche ora cena. Oh, un bel checkpoint finalmente. Qui andare lì sotto, volevo vedere cosa c'è di qua. O forse mi piega meglio andare sotto, proviamo ad andare sotto. Due percorsi diversi. Diverso, tanto come è stato qua, vediamo cosa c'è. Come al solito io odio i livelli acquatici, non mi ricordo se ve l'ho detto, ma in tutti i giochi 16-8 bit dove c'erano dei livelli acquatici io bestemmiamo sempre, che fosse Super Mario, che fosse Sonic, quando sei sott'acqua è sempre un tormento per me quando sono sott'acqua. Ah! Una nuova reliquia! Fenrir Ring, press the dash button to perform a dash. Bene, premere per saltare, premere il tasto salto. Qual è il dash button? Adesso lo vedremo subito. Ah, questo. E quindi non... mi pare di aver intuito che il dash non si possa fare per aria, in aria, ma solo. Ma solo quando sei coi piedi per terra. Perché pensavo fosse una sorta di doppio salto, invece... è stato bellamente punito per questa, per questo esperimento. Beh, allora, siamo andati qua, continuiamo ad andare di là, spero che dobbiamo andare da un'altra parte. Tanto le zanzare mi stanno letteralmente mangiando. Scusi lei. Che poi è strano che io sia così allergico ai livelli marini, visto che è pesantissimo, ecco, detto, no? Ecco, piacciono di più i livelli marini. Allora, vediamo un dash, quindi proviamo a fare il dash proprio qui. Non ho capito come funziona, però... ah, bene, ci hanno fatto vedere una trappola che è appunto funzionale al dash. Ottimo. Si fanno subito vedere come puoi impiegare il tuo dash. Non ti hanno creato un bisogno del dash prima, ma te lo creano dopo. Allora, qui sono caduto di qua, che era un po' dove eravamo prima. No, aspetta, qui però non ci sono ancora stato. Mi sembra di esserci stato. Okay, qui sono proprio delle porte di cambiare aria. E sì, ovviamente questo avvalla la mia tesi che... oddio, cos'è? Piano, 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 piano. Tanto li odio questi qui. Cioè, no, questo tipo di mostri, non so. Non pensate che io conoscessi già questo gioco prima. Quanti minuti siamo? Riesco a leggere? Siamo a 9. Tanto ho ucciso anche... qui però sono in un posto dove ancora non sono stato, non so bene come. Per fortuna comunque ho recuperato la reliquia per spiegare sott'acqua prima di arrivare qui, insomma sarei veramente una servizialmente vista brutta. Questi non sono blocchi che si distruggono, al contrario di quanto pensassi. Vuole questa.
Ok, abbiamo ancora niente, abbiamo, siamo già 10 minuti di esplorazione. Oh, abbiamo un vendor e poi checkpoint. The old god sends a follow. God was a god. Stato un dio, giustamente, se fosse stato solo stato un dio, non avrebbe perso tempo ad ascoltare tutte queste proteste, questi reclami. Qui abbiamo una bellissima leva che però non... probabilmente serve per chiamare questa barca, questo barcavallo qua. Oh, classico. Stiamo per chiudere l'episodio, però voglio vedere dove ci porta questa barca. Sorta di traghetto. Oh. Dai, dai, dai. Togliti te. Metti fuori, ho due. Devo starci su, no? Vieni, sì. Sì, magari anche sì. Madonna mia. Arrivo. Ci arrivo. Non tocca servire neanche questo. No, mostro del cavolo, togliti. No! Vabbè, siccome siamo a 10 minuti, direi che chiudiamo l'episodio qui e continuiamo la prossima volta. Vi ringrazio di essere state qui con noi ancora per Odalus e ci vediamo al prossimo episodio, che dovrebbe essere l'12, se non ricordo male. Ciao e alla prossima. Ciao.